Era un pomeriggio del 1983 e col solito amico avevo visto la locandina sul giornale, alla pagina dei cinema, sul quotidiano, che era esattamente quella che vedete qui. La ritagliai allora, quindi state a vedere un reperto antediluviano. E dico, cazzo, il padrino di Chinatown. Non sapevo nulla, si capiva che era un film d'arti marziali, quindi pigliamo, partiamo, due autobus, arriviamo sulla Tuscolana, Cinema Atlantic doveva ancora aprire. C'erano già le foto, ovviamente c'erano le foto appese fuori, le fotoscene appese fuori sulla vetrata che già ci ingolosivano. E poi vediamo questo film che in realtà non era dell'83 ma era dello 77. Ma di nuovo io qui non saprei dirvi se fu una riedizione estiva o se invece fu la prima volta che film uscì qui. Questo non ve lo so dire. Però vi dico che lo vidi sul grande schermo del Cinema Atlantic, sala vuota perché era estate, era tra l'altro il periodo che girava per Roma Jack Lametta. Lametta, che era un periodo particolare, quindi andare in giro ci si guardava anche un po' intorno, specie in quelle strade assolate, estive, vuote, quando passava qualcuno c'erano reciproci sguardi di diffidenza proprio come oggi col Covid. Ma torniamo al film, visto sul grande schermo fu uno spettacolo magnifico. Era ovviamente era una produzione Shaw Brothers, lì era uscito il 2 dicembre del 77, diretto dal solito Chang Che, e scritto sempre dal solito Chang Che, dal solito Ni Quang, che era il più grande sceneggiatore di Hong Kong, e stavolta coadiuvati, scusate la tosse, dall'attore James Wong, che era anche sceneggiatore e attore, e insomma era tentativo della Shaw Brothers di internazionalizzare Alexander Tseng, in cantonese Fu Sing, una delle loro maggiori star. I coreografi delle arti marziali erano Li Ka-ting, alias Steve Lee, che si vedeva anche nel film e che era stato uno dei cattivoni, a me era rimasto impresso nel film I Fantastici Piccoli Superman, ma stava anche stempiato più anziano in Kickboxer con Van Damme, era quello che gestiva gli incontri, e stava anche in Dragons Forever. E oggi fa il cuoco, si è aperto un locale, fa il cuoco e c'è il figlio che fa l'attore. E l'altro martial arts director era Robert Tai, che era anche un regista, che diventerà poi un regista. Ma Chinatown Kid fallì come tentativo di lanciare Alexander Tseng in America, perché Alexander Tseng non parlava inglese e gli americani non vedono i film doppiati, tranne che in rare occasioni. Inoltre era evidente la discrasia fra le scene girate in America nei posti veri e gli interni, che erano tutti a Hong Kong, fintissimi. Quindi il film non funzionò. E tuttavia era un film spettacolare, bello, malinconico, crepuscolare. Era la storia di un immigrato cinese che fugge da Hong Kong, lui con lo zio, e dopo essere entrato in rissa con un triade che era il solito Johnny Walkaway per il possesso di un orologio, poi, quindi sempre il simbolo del successo e del consumismo tanto caro a Chang Che. Arriva nel nuovo mondo convinto di rifarsi bene una vita, e ci ritrova di nuovo la triade, perché di lì a poco arriva di nuovo lo stesso di Hong Kong, Johnny Wong Wei, ma ci sono anche le triadi locali che si fanno la guerra, e lui si ritrova coinvolto nel mezzo. Lui fa il venditore ambulante di aranciate, che spreme con le mani perché è l'unica forza che ha. E ovviamente poi lui entra a far parte della triade rivale, ma noi parallelamente seguiamo anche la storia di uno studente che è andato in America per studiare, interpretato da Sun Cheng, che diventerà poi una delle sue furie umane del Kung Fu l'anno dopo, e che è anche un lottatore di Taekwondo. E questi condivide con lui, col nostro protagonista, una camera, anzi una soffitta, in un ristorante dove lavorano entrambi come sguatteri. E poi dopodiché lo studente cade nelle spire della droga, lui invece diventa un boss della malavita, ma quando si rende conto per l'appunto che semina morte, fa una conversione a U, si ravvede nel combattimento finale, distrugge lui la sua stessa triade e muore. L'ultimo gesto che fa è regalare allo studente, che lui chiama studentello, il suo orologio. Il film è bello, beh, onestamente bello come i classici di Chang Che, come Il Drago si scatena, come I Quattro del Drago Nero, come Vengeance, non è. Ma rivisto oggi è un gran bel film, perché ha il sapore del classico, quindi anche quelle cose un po' stantie, un po' superate, che ti rimandano al film classico.
C'erano dentro le furie umane del Kung Fu sparpagliate, Lo Mang faceva il capo di una delle bande, ma c'era anche Chang Sheng, che in questa foto vediamo accanto a lui, c'era Filippo Quaciui, c'era Jenny Zheng, che nella vita, come ho già detto, era la compagna di Alexander Zheng. Nel ruolo del ristoratore c'era Yen Chiching, che era un grande caratterista di Hong Kong, visto anche in Mantieni l'odio per la tua vendetta, ma troppi ne ha fatti. Lu Ti interpretava il ruolo del padre dello studentello, il solito Tsai Hung qui fa un paio di scene, soprattutto di lotta, nel ruolo di uno dei boss di Chinatown, ed è lui che dice la battuta ai due poliziotti che arrivano a un certo punto, gli dicono che succede, e lui gli risponde: siamo a Chinatown, qui tutto può succedere. C'era poi alla sua prima apparizione c'era Wei Ying Jung, anche nota col nome d'arte di Cara Hui, che poi diventerà l'attrice feticcio di Liu Xiaoliang. C'era Chin Chun, che avevamo imparato a odiare nel ruolo del console giapponese che si fa consegnare Chen alla fine di Dalla Cina con furore. Di Li Ka-ting ho già parlato, e questo il nome non lo ricordo, lo metterò in didascalia. Era un attore figurante caratterista che ha interpretato 813 film, secondo me un record assoluto nella storia del cinema. E poi c'era quest'altro signore, Cheong Hei, che forse ricorderete nel ruolo di quello che tesse l'elogio funebre di Oh Yun-chia in Dalla Cina con furore. E poi c'era anche lo stuntman Chan Ling-wei, che stava anche in Enter the Dragon, era una delle guardie di Han. Per cui, e poi c'erano un esercito di stuntman che, se li dovessi mettere in foto uno per uno, ci vorrebbe un video di 2 ore, ma tanto per ciascuno varrebbero i film dell'altro, perché stavano quasi tutti insieme sempre negli stessi film. Il Padrino di Chinatown è molto colorito, ha una bellissima fotografia a colori sgargiante, e oggi che Alexander Zheng non c'è più, perché morì nell'83, curiosamente proprio l'estate in cui io vidi questo film, fa nostalgia anche questo. È un bel film, col solito finale pessimista di Chang Che, con la sua solita visione anarchica della vita e della società, con le istituzioni tutte corrotte, perciò la grande mela, l'America, il paese delle grandi opportunità, dove va il nostro protagonista, è semplicemente il contenitore di una cancrena più grande che lui si era lasciato dietro a Hong Kong, le triadi. Quindi sembra proprio che per i personaggi di Chang Che non ci sia scampo. Suscita un po' il sorriso involontario la conversione, il ravvedimento del nostro, che da boss, dopo peraltro aver inviato una scatola piena di occhiali allo zio che era miope, quasi cieco, i suoi si erano rotti, lo zio dice avrebbe preferito me mandasse i soldi, quando il nostro poi diventa improvvisamente buono e comincia a spaccare le gambe ai trafficanti di droga, a spaccare le gambe a quelli che sfruttano le donne e a fargli discorsi sul femminismo. Ma questo, se vogliamo, faceva anche un po' parte della natura semplice, sana e sanguigna, verace del cinema di Hong Kong. Quindi sicuramente Il Padrino di Chinatown è un film che dovreste riscoprire se non l'avete visto, me l'aveva chiesto uno di voi, ne ho parlato volentieri, lo trovate in DVD, anche se le copertine dei DVD sono fuorvianti, perché in una c'è Cinquantaida, il drago si scatena, ma chiaramente chi l'ha messo alla distribuzione neanche lo sa, nell'altra addirittura c'è Bruce Lee, non si tratta né dell'uno né dell'altro.